Ciao Ale. Ciao, Pia. Emanuele. Ciao. Buonasera. Buonasera. Andrea, tutto a posto. Ciao Ale, sì, tutto a posto, te? Bravo, tutto a posto. Lorenzo, ci sei? Sì, ci sono. Sei Ciao. in curva. Sì, beh, si vede bene o è... perché sennò la cambio, eh. Ah, si vede bene, sta bene. Ok, allora mi hanno messo in mezzo alla curva, dai. Ti manca Esatto. solo il megafono. Ok. Aspetta che intanto apro. Sì, tranquillo, tanto. Agli Ok. Aurora Football Talks siamo abituati a partire spaccati puntuali, quindi 5 minuti e partiamo, chi c'è, chi non c'è, si arrangia, entra dopo. Ok. Comunque siamo già in tanti. Allora, io vado in condivisione schermo dopo quando me lo dici tu, giusto? Sì, quando vuoi, anche adesso, come preferisci. Puoi già metterlo. Buonasera. Ok. Buonasera. Ciao. Buonasera. E contenti di far parte di questo bellissimo progetto che stai realizzando, perché vedo di qualità, vedo interventi e webinar di qualità con persone competenti, e quindi farne parte è per me e per noi della società motivo di soddisfazione e di orgoglio, e ti ringrazio ulteriormente. Ringrazio tutti i presenti. E la mia presentazione stasera vuole essere un mix, perché qualcuno mi ha scritto, ma è il rettore, no, cercherò di spiegare tranquille quello che andiamo a fare, certo, perché c'è un coordinamento e quindi un discorso fatto su quello che è un progetto con visione globale del settore giovanile, ma cercherò, ci proverò almeno,
a dare degli spunti che ogni allenatore può eventualmente sperimentare o provare ad applicare. Ecco, questo è un po' quello che ci provo, insomma, ecco, proverò a fare. Allora, andiamo in condivisione. Andiamo qui. Ok, allora, progetto tecnico storia giovanile. Cerco di andare velocissimo su questa prima fase. Siamo strutturati con un responsabile unico, che è Michele Nicolin, che poi ha scelto varie persone, perché noi partiamo dalle persone, per il coordinamento del settore giovanile. Io praticamente sono il primo collaboratore di Michele, mi occupo sia molto del campo, ma un po' di tutto a 360 gradi, e poi con me e con Michele ci sono altri collaboratori, che sono Claudio Conte, Davide De Pretto, Luigi Zanetti e Gabriele Stemani. Ma questo è doveroso solo perché sono delle persone che mi aiutano quotidianamente e quindi era doveroso citarli. Che cosa vuol dire progetto tecnico e che cos'è il nostro progetto tecnico e in che cosa si caratterizza? Allora, semplicemente è un progetto tecnico condiviso, quindi spesso è una bella faticaccia da parte mia, ok? Perché che cosa succede all'interno quando un progetto tecnico è condiviso? Non partiamo da... alcuni di voi probabilmente conosceranno e altri no, quindi vi faccio una breve sintesi. Il Vicenza rinasce un anno e mezzo fa sul rischio di un fallimento, sul fallimento avvenuto, e vi è praticamente una incorporazione tra il Bassano, Virtus e il Vicenza, e da lì nasce il Lanerossi Vicenza. Michele Nicolin, responsabile, ha costruito una squadra di lavoro dove lui è partito dalle persone, ma proprio per questo persone, allenatori, collaboratori, preparatori, magari anche con filosofie di calcio differenti. Ci siamo interrogati molto su questo, perché spesso si discute se sia giusto avere un filone unico, un'idea unica di calcio, di calcio, con le interrogati. Alla fine no, facciamo una cosa un po' più complicata, ma che poi, se ci pensiamo, è quello che poi accadrà a un giocatore che fa il settore giovanile, nel senso che poi arrivano chi arriva, tutti quanti allievi primavera o Berretti che sia, juniores in caso di squadre dilettanti, e poi ognuno va per la sua strada e lì incontrerà nei suoi anni di percorso di prima squadra e troverà 10-15 allenatori differenti. E quindi pensiamo che aver dato variabilità, con coerenza ovviamente, nel percorso del settore giovanile, possa consentire al ragazzo di farsi trovare pronto alla variabilità e al cambio di guide tecniche e di vari allenatori. Ecco perché abbiamo scelto appunto la strada di un progetto tecnico condiviso che parte dalle competenze e dalla personalità degli allenatori che vanno in campo, e la mia faticaccia, come dicevo prima, è quella che work in progress, quindi cammin facendo, andiamo ad aggiustare determinate cose che io e Michele Nicolin magari nelle quali crediamo un po' meno, per cercare di raddrizzare magari il percorso di qualche allenatore, ma vogliamo che l'allenatore sia protagonista, perché se diciamo che, come vedete dalla figura, che il giocatore è al centro del progetto, noi vogliamo che anche l'allenatore sia al centro del progetto, nel senso che si senta libero di esprimere le proprie competenze, le proprie caratteristiche all'interno poi di un processo che io appunto dall'alto, assieme agli altri collaboratori, cerchiamo di unire, e cercherò di spiegarvi oggi come. Come vedete c'è la società che ha un feedback, uno scambio di informazioni continui con il mister, lo staff e gli individual coach e gli specialisti, che poi vi spiegherò cosa sono. Poi c'è il coordinatore appunto che in maniera ancora più forzata va ad interagire costantemente con le figure che vanno in campo. Perché il coordinatore appare due volte? Perché in alto è il coordinatore che appoggia le linee guida, la filosofia, gli obiettivi che la società vuole proporsi, e mentre sotto il coordinatore è colui che effettivamente quotidianamente interagisce con gli staff, con i mister e con tutti quelli che vanno in campo per far sì competenti e preparati per la loro crescita. Infatti, se vediamo, la indica la filosofia, gli allenatori sono liberi di esprimere potenzialità, gli individui specialisti sono i meccanismi giusti
al lavoro degli allenatori, e il coordinatore invece fa condividere e quindi coordina il lavoro di tutti attraverso la formazione continua e attraverso l'aggiornamento, sia con input interni, quindi il confronto tra di noi, ed esterni, appunto attraverso incontri di formazione che in questi giorni ne troviamo in quantità importante per la crescita di ognuno di noi. Perché c'è un'ultima frase sul discorso del progetto tecnico condiviso? Perché ogni allenatore, immaginatevi i 10 allenatori che partono dai Pulcini e arrivano alla Beretti, ognuno di loro potrebbe svolgere un ottimo lavoro agli occhi della società e del responsabile stagione, hanno fatto un buon lavoro. Poi hanno il Beretti e il mister della Beretti ti dice: sì, però dal punto di vista del piede meno abile sono carenti. E allora di chi è la colpa? È la colpa di chi è? Di quale allenatore? È la colpa, secondo me, in questo caso è mia, di Lorenzo Simeoni, di chi coordina il progetto tecnico, che non è stato attento a dare degli input ulteriori ai mister, al di là del loro credo calcistico, cercando di focalizzarli nell'età giusta, che poi proveremo a vedere qual è, poi vedremo, se c'è anche, andrà a colmare eventuali lacune che non si devono presentare al termine del percorso settore giovanile. Ricordo una frase di mister Massimo De Paoli che diceva: abbiamo 10 anni a disposizione per costruire, passatemi il termine, perché adesso dire anche costruire diventa un problema, perché il giocatore non si dice costruire, ma bisogna dire, bisogna che esprima nell'apprendimento le sue potenzialità. Cioè, stiamo andando molto alla ricerca del lessico, lasciatemi dire, dobbiamo costruire dei giocatori che arrivino a sviluppare il proprio talento al fine di giocare a calcio e divertirsi il più possibile. Anche il meno abile di noi qua presenti a giocare a calcio, quando giocava, i piccoli miglioramenti continui ottenuti dall'allenamento gli hanno permesso di divertirsi un po' di più. Questa credo sia la mission di noi allenatori, ovviamente mission dal punto di vista educativo nella crescita del giocatore, e poi in quello specifico ci viene richiesto, che è il gioco del calcio. Ecco, tutte queste persone vanno ad avere a che fare, qui le frecce andrebbero ulteriormente migliorate, perché comunque ci sono le informazioni di ritorno dal ragazzo, del bambino, allo staff, ma era proprio per rendere l'idea che noi ci dobbiamo concentrare con il ragazzo o bambino che è al centro del progetto. Qualche dato, non vi voglio nemmeno, insomma abbiamo un po' di squadre, aspetta perché sposto un attimo questo. Scusate, okay, abbiamo un po' di squadre, un po' di tesserati, abbiamo una doppia filiera che si chiama Next Generation, dove abbiamo tutti i bambini dai piccoli amici ai giovanissimi under 14 nazionali, perché siamo l'unica società in Italia che ha 2 squadre nel campionato nazionale, nel nuovo campionato nazionale under 14, perché poi il progetto che purtroppo probabilmente non potrà continuare, credo, però faremo di tutto per farlo continuare, perché tenere la base larga a quell'età è importante per non perdere ragazzi per strada che magari svilupperanno le loro qualità qualche anno dopo. Non sto qui a guardare i numeri, tanto mi interessano poco. Ecco, questa è la mission. Vorremmo aiutare tutti i giovani che indossano la maglia della Nerossi Vicenza Virtus nel loro percorso di crescita a 360 gradi, nella consapevolezza che tutti non potranno diventare calciatori professionisti, anzi, ma tutti potranno diventare delle ottime persone. Siamo convinti che formando prima l'uomo con i suoi valori, educazione, disciplina, rispetto, comportamento, poi anche chi tra loro diventerà calciatore potrà beneficiare, in quanto avrà imparato non solo dal punto di vista calcistico. Questo è un po' quello che ci poniamo, questa è una grande responsabilità, avere una mission di questo tipo. Come si realizza la mission? E come la misurate e la misuriamo noi? Come la potete misurare voi dall'esterno? Attraverso dei comportamenti. Comportamenti della società e quindi di chi ne fa parte, e comportamenti che cerchiamo di far avere ed esprimere ai giocatori. Sembra che salto, ma queste sono delle premesse che vado a fare. Crediamo molto nell'apprendimento e meno nell'addestramento, anche se
secondo me l'addestramento sotto un certo punto di vista potrebbe essere anche rivalutato, ma non mi addentro in questo discorso perché sennò finiamo veramente domani mattina, ok? E come si sviluppa l'apprendimento con degli adattamenti di lungo periodo, che sono quindi, che cos'è la definizione? Creare o modificare un comportamento in modo stabile e durevole, e quindi non solo temporaneo, partendo da stimoli acquisiti dall'esterno. Chi dà gli stimoli? Noi, progetto tecnico, noi allenatori, dobbiamo creare un ambiente che fornisca degli stimoli a far sì che si creino momenti di apprendimento che sfociano in apprendimento di lungo periodo, cioè di adattamento. Come? Beh, intanto tenendo sempre motivati i bambini, perché spesso noi mister ci focalizziamo su quello che deve essere ciò che devono apprendere, ciò che devono imparare, e ci dimentichiamo che la base che ci permette di lavorare bene è la motivazione, e dobbiamo assecondare e facilitare la motivazione, la gioia che i ragazzi hanno nel giocare a calcio e non nel soffocarla. Ma i ragazzini devono, si dice, no, ma devono imparare ad essere più seri, a prendere il calcio in maniera seria. Sì, tutto vero, ma non dimentichiamoci che è un gioco, e se uno gioca divertendosi sicuramente riesce ad esprimere meglio le sue qualità. Sempre su questo, l'apprendimento genera dei comportamenti, gli errori, che sono il motore dell'apprendimento, quindi l'errore non va criminalizzato. Qualcuno qualche mese fa mi faceva notare che comunque si può apprendere e ottenere dei comportamenti anche senza passare per gli errori. Se uno riesce ad imparare subito e ad acquisire un comportamento senza dover per forza sbagliare, ben venga, magari tante volte. Quindi questo. Però vorrei che tutti quanti, dico ai miei mister, che sostituiamo la parola errore con la parola esperienza, che è la cosa importante. Più esperienze fanno i nostri ragazzi, bambini e ragazzi, più saranno abili e avranno carte da giocarsi quando arriveranno a giocare il calcio, quello dove i punti contano davvero, dove vincerò veramente. Che cosa vogliamo a Vicenza? Una mentalità di gioco coraggioso. Vorremmo che avessero il piacere di essere propositivi, di provare a dominare il gioco, di avere la palla, di avere un giusto approccio con la palla. E questo me l'ha insegnato un mister un po' di anni fa, diceva: se non pareggi l'aspetto agonistico, la parte tecnica molto spesso soccombe nel 90% dei casi. Quindi il sano agonismo nella competizione è importante, perché ti porta a giocare in situazioni di stress, tra virgolette, che è divertente comunque, e ti porta quindi a vivere, a convivere, a imparare a convivere con le emozioni. Esempio banalissimo, in una partita dove c'è qualcosa in palio, sbagliare un gol davanti alla porta potrebbe crearti una difficoltà la volta successiva in cui ti trovi davanti alla porta, e quindi acquisire esperienze di gioco dove la posta in palio è elevata, ma è importante, permette al giocatore di acquisire esperienze che gli tornano utili nel suo percorso di crescita, e quindi acquisisce un comportamento quindi più sicuro la volta successiva che si troverà davanti alla porta con un'azione simile. Prima andiamo ai mister. Ah, ok, no, stiamo qua, scusate. Andiamo su qualcosa di pratico. Allora, quali comportamenti a Vicenza vogliamo i nostri giocatori? Beh, ricordiamo che rappresentiamo una maglia, una storia, società che ha nel settore, ha avuto in società due palloni d'oro, Roberto Baggio e Paolo Rossi, e rappresentiamo un territorio dove il calcio è veramente, veramente molto, molto, molto sentito, e quindi anche i nostri giocatori devono imparare ad avere dei comportamenti, anche dal punto di vista educativo, nei quali danno l'esempio. Ma poi andiamo anche in comportamenti di campo, e questi sono cose che fanno parte del progetto tecnico, ma credo che ognuno di noi allenatori possa segnarsi e farne, se ci crede ovviamente, dire: questo è un punto fermo che i miei giocatori devono avere. Chi perde palla rincorre, e potremmo anche inserire chi è vicino alla palla prova a riconquistarla per permettere al giocatore che rincorre
di massimizzare al massimo la pressione che lui sta portando all'avversario che magari gli ha rubato palla, e quindi proprio come mentalità, sbagli, rimedia l'errore. Coraggio nell'uno contro uno, e quindi non passala, e non la prossima volta che tenti un dribbling ti sostituisco, o la prossima volta che provi una giocata difficile verrà. Quindi trasmettere e infondere fiducia nell'uno contro uno. Spesso in passato, adesso un po' meno, abbiamo avuto attaccanti che venivano snaturati perché dovevano fare parte del gioco di squadra per sviluppare il palla avanti, palla indietro, palla in profondità, e quindi poi ci ritrovavamo con delle punte che venivano solo a fare la sponda e niente più, e quindi erano inglobati in un ragionamento collettivo, ma non da un punto di vista della loro crescita personale. No alla paura di giocare, e quindi voi sapete perché, è una cosa, anche questo è un altro argomento con il quale spesso ragioniamo con i nostri mister, perché magari i bambini non hanno paura di giocare la palla, però ogni anno che passa una categoria, e quindi tra virgolette crescono dal punto di vista proprio della loro personalità, del loro modo di vedere la vita, quindi diventano ragazzi, diventano, si avvicinano al mondo degli adulti. Questo è un percorso che deve essere fatto continuamente, perché subentra la paura di giocare, ma anche nell'adulto. Provate solo a pensare a un giocatore che gioca in uno stadio con 500 persone e poi si ritrova a giocare in uno stadio con 50.000 persone. Anche questo è una cosa che provi di allenare, ma poi la fai con l'esperienza. Sia la libertà di gioco, quindi non condizionamenti, giocala, la prendi a destra, gioca sempre dentro al campo, la prendi, devi sempre giocare in apertura, devi sempre giocare su quel giocatore, niente di questi condizionamenti, ma solo idee di gioco che si ricostituiscono all'interno di un gioco propositivo. Quindi la libertà del giocatore di fare le sue scelte, e con lui affrontare un percorso che lo porta a comprendere quali sono le giocate più funzionali affinché si possa raggiungere lo scopo del calcio, che fino a prova contraria è fare gol. Mi sembra che sia, da questo punto di vista, qui non dovremmo essere tutti d'accordo, no? Lo scopo del gioco è di segnare gol. E questa è un'altra battaglia mia, perché incontrando mister nel mio percorso, e poi se sentite parlare anche il nostro mister della prima squadra, lo dice spesso, il giocatore bravo che gioca a due tocchi, e noi vogliamo portare sì il giocatore bravo che gioca a due tocchi, ma perché ha acquisito e sa che in quella determinata situazione serve muovere la palla a due tocchi, ma per il resto noi siamo al gioco. Lorenzo, ci abbiamo perso un attimo. Tu qui. Ok. Torno. Vai. Ok. Stavo dicendo, quindi siamo più per usare gli spazi e il numero dei giocatori per abituare i giocatori a fare le scelte di gioco, e quindi a capire quanti tocchi di palla sono necessari per risolvere una situazione di gioco, piuttosto che dire giochiamo a due tocchi, giochiamo sempre a tocchi limitati. È uno strumento, un mezzo di allenamento, ma se lo fai tutto l'anno potresti rischiare di avere un transfer non positivo sul giocatore, che si limita sempre a dire ok, devo fare solo questo, e magari si trova in una situazione in cui a campo aperto e facendo quattro tocchi porterebbe la squadra al limite dell'area e creando grosse difficoltà alla difesa, alla retroguardia avversaria. Faccio un esempio. Per esempio, facciamo una partitina 5 contro 5 con portieri in un campo 25 per 15, ok, porte regolamentari, 30 metri massimo, larghezza massimo 20 metri, e la squadra ha 5 tocchi per andare alla conclusione. Quindi alleniamo il tiro in porta, alleniamo le scelte di gioco dentro l'area di rigore, ma
i cinque tocchi può farli tutti lo stesso giocatore, che se li dribbla tutti e la appoggia in porta, può fare due tocchi per passare e liberare un compagno, può farne, possono uscire cinque passaggi di prima per tirare in porta. In questa maniera i ragazzi stanno giocando in maniera libera, hanno un vincolo che li costringe a trovare una soluzione entro un determinato numero di passaggi, ma devono finalizzare. E quindi questo li porta a costringerli a fare delle scelte di gioco in una zona di campo, l'area di rigore, dove il tempo per pensare è ulteriormente limitato se vuoi portare a tuo frutto la situazione. Qui arrivo, perché è collegata, siccome vi dicevo coraggio nell'uno contro uno, faccio una piccola parentesi, perché è una cosa mia personale alla quale credo veramente tanto. L'uno contro uno credo, o te lo senti addosso come allenatore, come una seconda pelle, o altrimenti al primo dribbling che il tuo giocatore sbaglia gli dici passala, passala, e quindi qua dipende dalla personalità e dalle competenze dell'allenatore. A me va benissimo che nel percorso dei ragazzi incontrino qualche allenatore che gli dice passala, passala, perché è il giocatore che poi comunque troverà le soluzioni o la personalità per non ascoltare quello che gli dice l'allenatore, e comunque poi se fa gol vedrai che il mister gli dice che ha fatto la giocata importante. Quindi anche questo è un discorso che si lega allo sviluppo della personalità del giocatore. Però l'uno contro uno deve essere uno degli strumenti, altrimenti creiamo solo degli egoisti che pensano a giocare da soli. Però sentivo un intervento l'altro giorno di mister Maurizio Viscidi, che diceva che nelle nazionali giovanili stanno provando ad andare un po' di più sul fondo, però questo è un importante aspetto che deriva dalla qualità di uno contro uno dei giocatori esterni. Noi che facciamo il settore giovanile dobbiamo costruire, dobbiamo creare, dobbiamo aiutare a sviluppare il talento di chi ha questa dote sugli esterni o centrale di superare l'avversario in uno contro uno, perché sono quei giocatori che poi avendo gli equilibri. E qua mi aggancio a una, e ve la leggo papale papale, perché quando l'ho letta per la prima volta ho detto porca miseria quello che penso, ma non sono mai riuscito a metterla giù bene come questa come questo passaggio, e ve la leggo perché poi è di un libro. Un giocatore che che si sta formando, quindi in settore giovanile, dovrà aumentare il proprio bagaglio di conoscenze e esperienze per essere in grado di eseguire nel modo più corretto possibile tutta una serie di gesti tecnici che lo porteranno a sviluppare delle competenze tattiche. Ma il come si esegue una finta sulla carta, oppure il come rendere un doppio passo efficace, avrà bisogno di un contesto. Avrà bisogno di un contesto per essere applicata, sia di una serie di esperienze pregresse. Per esempio, quelle volte in cui questo doppio passo è stato provato durante la settimana senza successo. Queste esperienze pregresse permetteranno al giocatore di decidere in maniera autonoma quando e perché utilizzare in una situazione di gioco questo tipo di dribbling. Quindi, questo è il libro di Mr. Francesco D'Arrigo, Il senso del gioco, dove dice appunto questa cosa, secondo me, fondamentale. Quel giocatore che da grande avrà il coraggio di superare in dribbling e di fare grandi giocate, sarà un giocatore che probabilmente, sicuramente da piccolo, ha provato e sbagliato. Quando era il momento di giocare palla con qualcun altro. Quindi demonizzare l'errore potrebbe voler significare tarpare le ali a qualche talento o a qualche giocatore bravo. E ce li abbiamo in tutte le squadre e in tutte le categorie, dai pulcini alle prime squadre, dalle società di terza categoria alle società di Serie A. Ci sono i giocatori che hanno queste qualità, chi più, chi meno, ma ci sono. E se gli tarpiamo le ali non andiamo da nessuna parte. Mi riaggancio e torniamo agli allenatori. Gli allenatori rappresentano una maglia, una storia, un territorio, un gruppo di lavoro di niente. Ma scusa? Ci sente? Procedi. Ok. Quindi
dare l'esempio, massima disponibilità interna, quindi voglio dagli allenatori massima cooperazione tra di loro, tra i vari staff, massima disponibilità esterna alle società gemelle, alle società della provincia limitrofe, alle società con le quali giochiamo, eccetera. Vogliamo essere le nostre porte, le nostre, dei nostri campi, dice sempre il nostro responsabile storico giovanile, sono aperte a tutti quelli che vogliono venire a vedere i nostri allenamenti, e se ce la facciamo a fine allenamento ci proviamo anche a chiacchierare con gli allenatori che hanno assistito all'allenamento per confrontarci, per scambiare idee. Utilizzare il linguaggio verbale del corpo adeguato all'età, quindi vogliamo comportamenti adeguati alla maglia che rappresentiamo. E ai mister dico sempre questa cosa, mi raccomando, sì, non dovete dimostrarmi con i pulcini che avete le competenze per allenare gli allievi o gli esordienti, i giovanissimi. Non è quello il modo per allenare la categoria l'anno successivo. Se stai allenando i pulcini, insegna ai pulcini e allena da allenatore dei pulcini. Poi vieni in sede, ne parliamo, mi dici mi sentirai pronto per fare un'esperienza con una categoria diversa e casomai si analizza la situazione. Ma non seguire la strada di allenare i pulcini come i giovanissimi, perché fai l'esatto contrario di quello che noi vogliamo da un allenatore dei pulcini all'interno del nostro progetto tecnico. E quindi questo deve essere ben chiaro agli allenatori del nostro settore giovanile. La filosofia del settore giovanile nostro è: vorremmo creare giocatori con la mentalità vincente. E mentalità vincente non vuol dire vincere i campionati, vuol dire essere quelli che non mollano mai, quelli che riescono a recuperare le partite quando stanno perdendo, quelli che non vanno in panico e in difficoltà in situazioni di stress, nei momenti di gara determinanti, quelli che si fanno espellere quando, lasciando la squadra in 10, magari quando c'è ancora la possibilità di recuperare la partita, perché si fanno giustizia da sé sull'entrata di un giocatore avversario, eccetera, eccetera. Vogliamo giocatori che imparano a fare le cose giuste al momento giusto. E quindi vorremmo, appunto, attraverso le esperienze di gioco, portare i giocatori a sposare la nostra filosofia, che è quella di avere giocatori che determinano la partita al momento giusto, quindi sono consapevoli di quello che vanno a fare quando sono in campo. Ripeto, questo non è quello che facciamo, ma è quello che vogliamo raggiungere. Quindi se uno viene a degli allenamenti adesso, vedrà degli allenamenti che mirano a questo obiettivo, ma potrebbe dire, ma parlano tanto, ma poi le squadre non hanno questo tipo di atteggiamento. Certo, potrebbe proprio essere che l'anno prossimo, speriamo che la nostra società riesca ad approdare in Serie B, e l'anno prossimo da giocatori che avevano grande coraggio si ritrovano di fronte ai club blasonati e troviamo i giocatori con meno personalità di quella che pensavamo avessero, solo perché magari era frutto di sicurezze che arrivano dal gioco, dal fatto di dominare le partite, perché in questi campionati di Lega di Serie C le squadre riescono abbastanza a primeggiare. Ok, Lorenzo, ti fermo un attimo io, così ti faccio rifiatare, visto che hai fatto una bella tirata di mezz'ora, anche perché ci sono due domande, una che ci arriva da un tuo collega e una invece che è venuta in mente a me. Partiamo con il collega, non c'è il nome, comunque dice: buonasera, con che criterio vengono scelti gli allenatori? Ok, allora, dai, gli allenatori noi siamo partiti, ripeto, un anno e mezzo fa, da una scelta, la squadra l'ha formata Michele Nicolin, è il nostro responsabile, che ha fatto praticamente un mix tra gli allenatori che c'erano a Bassano, gli allenatori che c'erano a Vicenza e un paio di nuovi ingressi. Il criterio, partiamo innanzitutto da allenatori dei quali abbiamo conoscenza, da allenatori che abbiamo visto allenare, a costo di prendere la macchina e magari andare a vedere come allena questo allenatore nella sua squadra, perché fondamentalmente in primis abbiamo bisogno sì di allenatori che hanno variabilità nel loro modo di essere, ma abbiamo bisogno di allenatori anche in grado di saper far parte di un ingranaggio che è il nostro settore giovanile. Ok, invece una è mia, che mi è venuta in mente come curiosità, non so se magari mi è sfuggito che l'hai già detto e si riallaccia proprio a quella domanda precedente. Volevo sapere quante riunioni di staff fate, diciamo, e quali sono i momenti e gli strumenti di condivisione dello staff che avete.
e che fate? Allora, tien presente che poi ci arriverò, abbiamo più aree, quindi non si parla solo di allenatori, si parla anche di area preparatori fisici che oltre a fare le riunioni con gli allenatori le fanno anche di staff. Quindi quante? Faccio fatica a dirti un numero perché andiamo in work in progress, ok? Nel senso che a seconda, l'idea con i mister è quella di vederci una volta a settimana, con gli staff di vederci una volta al mese, però poi ci sono le riunioni delle varie aree condotte dal capo area che si confronta con me o con la mia presenza e anche loro la fanno un paio di volte al mese. Quindi c'è un mix, faccio fatica a... Ok, chiaro. C'è un meccanismo. Ecco, se ti posso dire, rimpiango l'assenza del centro sportivo che non abbiamo, perché siamo dislocati su vari campi della città, perché dove sono stato in precedenza, l'avere tutti gli allenatori, gli staff nello stesso posto, che si cambiano, che fanno la doccia e che vanno al bar dopo l'allenamento insieme, è una riunione continua tutti i giorni. Chiaro. Questo è il mio sogno, quel giorno di poter avere a Vicenza un centro sportivo dove poter andare tutti lì, parcheggi la macchina, lì diventa una riunione, ma non è più una riunione obbligatoria, è una riunione informale che si fa tutti i giorni. Puoi lanciare un appello pubblico se vuoi. Ascolta, esatto. Ci sono altre due domande che sono arrivate nel frattempo. Allora, Dario Di Mattia ti chiede, per individual coach nell'attività di base si intende la disponibilità della figura del maestro della tecnica? Forse ci arrivi dopo, non so. Sì, allora questa ci arriviamo dopo. Ok. E poi allora Nolan Zani dice, nelle slide apprendimento in fondo parli dell'utilità di monitorare il processo didattico attraverso osservare, misurare e valutare. Vorrei gentilmente sapere quali strumenti non soggettivi osservare utilizzate per valutare e misurare il processo didattico. Grazie. Ok, allora, innanzitutto non stiamo a raccontarcela, lo strumento più importante di tutti purtroppo o per fortuna rimane sempre l'occhiometro. Ok, quindi soggettivo, l'analisi di e l'opinione di più allenatori, di staff, di osservatori che vanno sui campi. Quindi in primis comunque l'occhio che ti fa dire se e ti fa vedere proprio tangibilmente il miglioramento o meno dei giocatori, no? Quando arrivi e dici cavolo, ma quello lì è proprio cambiato, hai visto come è migliorato in quella cosa. Poi per il resto invece ci sono delle piccole misurazioni che voglio fare io, che sono dei test banali di uno contro uno o due contro uno, che non hanno una quantificazione, ma sono sempre basati sulla percentuale di riuscita, dove si applicano i principi di gioco dell'uno contro uno e del due contro uno e degli uno contro uno in situazione. Per quanto riguarda i parametri fisici, controlliamo appunto il progresso di crescita dei giocatori con le solite misurazioni. Abbiamo stilato delle schede, ma ripeto, non vorrei andare, non abbiamo strumenti oggettivi se non il confronto e l'incrocio di informazioni e delle nostre sensazioni sulla crescita dei giocatori. Non la vado a raccontare, ecco, questo poco in un esercizio analitico che ti possa dire sì, ok, in un pulcino vediamo la gara dei palleggi e vai a migliorato, ma che transfert ha nel gioco del calcio non lo sappiamo. Ok, chiaro. Allora, altre due domande velocissime, poi facciamo procedere. Allora, Fabio Berti ti chiede, in base a quale parametri selezionate i giocatori da inserire nei vostri organici? Ok, altra bella domanda, potremmo, non so se è dentro, ma forse ci seguiva su YouTube, ma non si è riusciti a fare la diretta, bisognerebbe chiedere al responsabile dell'area scouting. Allora, quali parametri? Allora, partiamo dal presupposto, torno sempre all'anno e mezzo fa, ok? Che siamo partiti unendo due società professionistiche e quindi abbiamo scelto con attenzione quelli che erano i giocatori più forti o che lasciavano intravedere qualità, mettendo un attimo da parte l'aspetto fisico, nel senso che abbiamo tenuto più di qualche piccolino all'interno delle rose perché li vogliamo aspettare. Okay, perché li vogliamo aspettare. Quali sono i parametri? Sicuramente parametri nella scelta di gioco, uniti a dei parametri
di tecnica, perché se non hai un minimo di tecnica, poi dipende da che, di che categoria stiamo parlando, perché se devo portare a casa un allievo avrò delle valutazioni, se devo portare a casa un pulcino ne facciamo delle altre. Sicuramente posso dirvi che uno degli argomenti al quale ancora non riusciamo a dare una risposta ben precisa è la discussione sulla struttura, ok? Perché non vogliamo essere quelli ai quali viene detto li prendete solo grandi e grossi perché volete solo gli atleti, ma non vogliamo nemmeno essere quelli che vendono illusioni a giocatori, perché nel calcio di alto livello comunque in determinati ruoli e, e con determinate caratteristiche la struttura da atleta unita a competenze e consapevolezza calcistica hanno un'importanza fondamentale. Un esempio a caso, i difensori centrali. Nel calcio moderno i difensori centrali, salvo rarissime eccezioni, sono giocatori altamente, sono strutturati in centimetri sicuramente. E questo non lo dico io, ma lo dicono i dati oggettivi, e quindi se vogliamo aiutare i ragazzi dobbiamo o inventarci un altro ruolo per loro nel loro percorso, o dobbiamo fare qualcos'altro, non dobbiamo comunque portarli troppo avanti in un ruolo che poi li vedrà chiusi nel momento in cui devono approdare alle prime squadre. Quindi anche il parametro fisico in determinati ruoli ricostituisce la sua importanza, ma non vorrei aver parlato, Alessandro, troppo di parametri fisici, mm-hmm. ma sicuramente vogliamo i giocatori di qualità che hanno che siano in grado di far vedere delle giocate che sono giocate intelligenti, passatemi il termine. Quello che l'Ajax chiama l'insight, no? Il senso del gioco. Ti faccio un assist con l'ultima domanda, dove in parte hai già risposto, poi proseguiamo. Dov'era? Allora, Giulio Sala ti chiede che importanza date alla tecnica nella categoria pulcini. Per me, forse per me, tutto. Cioè, la tecnica, guarda, ti posso raccontare un po' come strutturiamo il lavoro, le sedute dal punto di vista tecnico, ma vorrei vestire anche i panni un attimo da docente dei corsi allenatori, quali sono, che mi verrebbe da dire, guardate, se mi dicono di riassumere in pochissimi secondi cosa potrebbe fare un allenatore di pulcini per non fare danni, dovrebbe fare mezz'ora io e la palla e un avversario o due contro due a contendersela e mezz'ora di partita. Già un allenatore che mi fa queste tre cose, secondo me, fa tanto per dei bambini, perché in giro effettivamente vedo allenatori che perdono, tra virgolette, perdono tempo a fare cose che o annoiano o hanno poco transfert solamente perché magari ce le hanno fatte fare quando giocavamo noi e non ci siamo mai chiesti nemmeno il perché. E quindi la tecnica fondamentale, il dominio dell'attrezzo, sempre sapendo che la tecnica poi deve essere utilizzata per risolvere problemi di gioco, e quindi è una tecnica che deve essere funzionale. Poi ti dirò che mi devono ancora dire che se un bambino fa tre palleggi e uno ne fa 100, come fa quello di tre essere più forte di quello che ne fa 100, perché io credo che se poi quello di tre pian pianino lo portiamo a avere confidenza, un po' di più confidenza con l'attrezzo, sicuramente sarà un po' più sicuro anche nelle scelte di gioco. E prendo sempre l'esempio del palleggio perché a volte viene demonizzato, no? Ma lo vorrei proprio portare, non perché dico ai miei mister di far fare i palleggi, ma perché proprio per sdoganare questa diatriba, questa lotta che vedo tra analitico globale, che ritengo una cosa che non ha una verità assoluta, dobbiamo riuscire a far recuperare, ve lo dirò più avanti, le ore di gioco che i ragazzini perdono. Quindi tutto quello che una volta facevamo da soli, adesso dovremmo darlo come compiti per casa a sto punto. Quindi troviamo un modo per fare in modo che i bambini, oltre ai due o tre allenamenti che fanno nelle nostre società, abbiano lo stimolo e la voglia di giocare almeno un'altra ora al giorno a casa, magari con dei compiti di tecnica analitica che in campo riteniamo superati o che non c'è il tempo di fare, ma almeno ci ritornano che hanno aumentato il numero di ore di volo.
permettimi questa cosa, Alessandro, ci siamo chiesti con Michele Nicolin, il mio responsabile, come torneranno i nostri ragazzini adesso che avranno fatto veramente tante ore di analitico. Perché adesso abbiamo una risposta. Quando, prima o dopo, speriamo di tornare in campo, sicuramente, per esempio, io mi sono già messo in mente che è possibile dare i compiti per casa più di prima, perché se un bambino, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve fare almeno un'ora di movimento al giorno, è facile anche farlo capire ai genitori. Bambino deve fare un'ora anche in camera con la palla di spugna, se gli piace giocare a calcio, piuttosto che giocare alla play. Certo, molto meglio sicuramente. Ok, ti faccio, ci sono ancora delle altre domande, ma le recuperiamo magari dopo. Ti faccio procedere un po' con le slide. Sì, grazie. Vabbè, allora stavo chiudendo, possiamo dire, il timing, perché ho usato questa parola, è semplicemente la capacità di fare la cosa giusta al momento giusto. Dovremmo allenare per questo, per far sì che il giocatore scelga di fare la cosa giusta al momento giusto e possegga la tecnica, quindi il rapporto con la palla, in grado di realizzare, risolvere il problema di gioco che la mente ti aveva detto di risolvere in quella maniera, in quel momento. Ecco dove la tecnica è tutto, ma per me la tecnica, anche gli allievi devono fare tanta tecnica. Poi dobbiamo stabilire bene che cos'è tecnica. Quindi vabbè, questa la vado anche via dritto, eh. L'obiettivo di giocare bene, dominare la gara, ve l'ho già detto, e se tu domini la gara hai tanto la palla, e quindi noi cerchiamo di farlo, perché avendo tanto la palla i nostri giocatori si smarcano, si muovono, si spostano, ragionano, intuiscono, e dominando il gioco possono diventare dei giocatori con personalità, di quelli che la palla non gli scotta. Sai perché, Alessandro? Perché ci siamo resi conto di una cosa, la scoperta dell'acqua calda, che per giocare al Menti 10.000 spettatori in Serie C di media ci vuole personalità. Quest'anno la società ha preso 7 capitani dalle altre squadre per costruire una squadra vincente, perché ci vuole, e noi dobbiamo capire, ed è una domanda che faremo domani, che abbiamo un incontro con Mister Di Carlo e col direttore, ulteriore, se il mister ci dice altre cose dove possiamo poter migliorare perché i ragazzi si trovino pronti quel giorno che vanno da lui in prima squadra, e quel giorno che lui magari ci dà la grandissima soddisfazione di mettere dentro un ragazzo in campo, sul campo del Menti, un ragazzo che esce dal nostro settore giovanile, che ricordo l'anno scorso aveva 8 giocatori provenienti dal Vivaio, la prima squadra, quest'anno ne ha 5, e quest'anno 2 ragazzi, un 2002 e un 2003, hanno il cognome scritto sulla maglia. Quindi questo è motivo di grande, grandissimo. Questo è settore giovanile, questo è far settore giovanile, quando i nostri ragazzi vanno in prima squadra, ma anche sono protagonisti in Serie D o in eccellenza, in promozione, non sto dicendo che devono per forza diventare professionisti, però che nel loro percorso di calciatori sono i protagonisti, sono quelli che fanno i trascinatori nelle loro squadre. Passo avanti. Ecco, qui una volta si tendeva a segmentare. Quindi allenavamo area tecnica, area tattica, fisica, quindi facciamo l'allenamento 20 minuti di tecnica, poi facciamo 20 minuti, poi facciamo 20 minuti. In realtà poi ci hanno detto e ci hanno fatto capire che in realtà è questo quello che avviene, cioè un mix tra area tecnica, tattica, fisica e psicologica che si mixa in percentuali differenti tra loro in maniera tale da poter riuscire a risolvere i problemi di gioco a giocare. Questa invece è una cosa che ho creato io personalmente grazie al nostro mental coach e grazie a un amico che mi ha aiutato con la grafica, ok? Per me adesso siamo anche oltre questa cosa qua, la dovremmo vedere da questo punto di vista qua che vi faccio vedere adesso, ed è questo quello che stiamo cercando di fare a Vicenza, che è questo: la tecnica, la tattica, la fisica sono componenti fondamentali del gioco, sono le componenti del gioco, perché devi essere preparato dal punto di vista metabolico, devi essere preparato dal punto di vista strutturale, devi saper scegliere e giocare, e devi avere la tecnica. Ma queste tre aree ce le siamo immaginate all'interno di un cubo, di una sfera, potevamo fare, o di qualcos'altro, perché in tutto questo c'è sempre e presente l'area psicologica nelle quattro aree: la cognitiva, la fisiologica, l'area emotiva e l'area comportamentale. Queste
qualsiasi esercitazione che un allenatore va a fare, sono sempre presenti e influiscono molto, perché da qui parliamo del giocatore consapevole. Provate a pensare un ragazzo che lo mettiamo a giocare e oggi decidiamo di noi allenatori, senza spiegargli niente, che vogliamo farlo diventare più bravo nel calciare con il piede meno abile, gesto tecnico nel quale è tremendamente scasso. Usiamo questo motore di coinvolgerlo dal punto di vista emotivo. Se non riesci a creare un aspetto cognitivo, un rapporto con lui, se non fai attenzione al numero delle ripetizioni fai fare, perché quando uno calcia non è coordinato, potresti poi non allenarlo più la settimana perché gli hai creato un affaticamento muscolare dovuto a avete presente, penso tutti quanti abbiano ben chiaro nella loro mente, no? Quando fai un gesto motorio nuovo, quanta forza in più metti perché ti manca. Si parta dall'aspetto dell'area psicologica che coinvolge poi quello che è l'area tecnica, tattica e fisica. Quindi vogliamo un giocatore che sia protagonista in campo e poi andiamo a miscelare le varie esercitazioni in maniera tale che comunque sia sempre presente la componente personalità del giocatore, che sia una cosa che lui desidera, che lui voglia, che sia coinvolto e che sia partecipe nell'allenamento, nella gara. Hai voglia di dirgli: onorate una maglia, ma voi giocate al Vicenza, non capite cosa vuol dire portare la maglia a Vicenza. Un ragazzo può anche dirti: io non so che cos'è la maglia di Vicenza. Sei tu che devi fargli capire che cosa, e lo devi trasmettere. Allora lui sì, poi acquisisce un senso di appartenenza, di identità, di un qualcosa, e magari fa il 200% quando gioca la partita. Non lo puoi imporre. Qualsiasi cosa, io dico sempre che qualsiasi giocatore o persona ha un cancello che si apre da dentro e la chiave ce l'ha solo lui. Noi dobbiamo cercare di capire qual è la chiave per dargliela e lui la possa aprire per poter poi interagire nel suo percorso di crescita calcistica. Allora, come si è costruito, e andiamo, diciamo, proprio per gli allenatori, no? Perché ci arriviamo. Siamo partiti da alcune critiche prese un po' anche dalla scuola allenatori, dai corsi per allenatori. Le critiche a noi allenatori sono che non lavoriamo per i giovani, ma esordienti che lavorano in maniera identica come se fossero una prima squadra. E per far presto a fare questo utilizziamo schemi invece che principi, quindi giocatori che uno la passa a due, due la passa a tre, tre la passa a cinque e via. Allenatori che pensano solo al risultato, attenzione, questa è una cosa che, se mi ci metto, finiamo domani mattina, ma provo a ganare il risultato. Devono giocare per il risultato, perché se giocano in parrocchia, se giocano al parco da soli con gli altri amici, giocano corso diverso con l'allenatore che pensa solo al risultato e quindi non utilizza i giocatori della sua rosa. Faccio questo esempio, Alessandro, dimmi se mi ti trovi d'accordo. Proviamo a pensare in una squadra Pulcini di una società piccola, ok, provinciali, dove il mister ha a disposizione una rosa di 16 bambini e alle partite giocano sempre i più bravi, i 7 più bravi giocano sempre il primo e il terzo tempo e il secondo tempo giocano gli altri 7. Dopo 2 anni questi ragazzini giocano a 9 e giocano di nuovo 3 tempi, 2 tempi giocano i 9 più bravi e 1 tempo giocano gli altri. Arriviamo ai giovanissimi, si gioca a 11, devo giocare a 11. Ho 2, passatemi il termine, 2 titolari che negli ultimi 4 anni hanno giocato sempre solo il secondo tempo, quindi hanno giocato un terzo in ogni stagione di quello che hanno giocato gli altri. Altri 2 che erano i 9 che sono diventati tra virgolette titolari hanno giocato un po' di più e quindi dicono: cavolo, ma gli altri non stanno al passo. Ma che numero di ore di esperienza abbiamo fatto fare nelle partite se abbiamo sempre e solo pensato al risultato facendo giocare? Io credo che la bellezza di una scuola calcio sia, e per me dovrebbe essere così in tutta Italia, giocare come si gioca al 6 bravo A
7 contro 7 su doppio campo, sia nei pulcini che negli esordienti, per come la vedo io, ma anche 9 contro 9 su doppio campo giocando di traverso, me frega poco, dove io allenatore misuro la mia rosa completa contro la tua di allenatore e lì vediamo chi fa crescere di più i propri giocatori. No, siamo bravi tutti a scegliere i 7 più bravi e lasciare fuori gli altri. Poi da giovanissimi in poi, lo dice la federazione, categoria agonistica, si devono fare delle scelte, ma anche lì nella rosa, ti dico anch'io a Vicenza, comunque adesso abbiamo giocato 15 partite, quello che ha giocato meno da titolare, 3 da titolare le ha fatte in una rosa di 23 giocatori. Quindi si cerca di dare esperienze. Poi altre critiche che ci danno, e mi fermo qui perché andrei avanti, poi so che probabilmente arriveranno domande e ci vuole tanto tempo per spiegare quello che sto dicendo, perché è un discorso giustamente arduo e complicato, che ha bisogno di tante sfaccettature. Troppa attenzione alla tattica collettiva a discapito del tempo dedicato all'apprendimento tattico-tecnico individuale e troppo tempo dedicato alla preparazione fisica senza palla. Tutto quello che facciamo, anche qui poi lo vedremo, di metabolico quando non serve, vedo ancora riscaldamenti dei pulcini in fila per due correndo avanti e indietro, vedo ancora giri di campo, lavori sul tempo per gli aspetti metabolici. Dobbiamo andare oltre questo tipo di visione del calcio. Si può e si deve allenare in maniera diversa. Altri problemi che abbiamo in Italia? E allora vedi, Alessandro, che già ci colleghiamo a quello che vi ho detto prima come obiettivi, no? Pochi vincono l'uno contro uno e noi vogliamo invece avere giocatori che giocano bene l'uno contro uno e quindi cerchiamo di allenarli. Le punte che fanno la sponda, uno dei più bei complimenti che abbiamo ricevuto è che uno dei pochi attaccanti, noi abbiamo un attaccante che è in Nazionale A, okay? L'unico giocatore di Serie C che è in Nazionale A, praticamente è uno dei pochi che è bravo ad attaccare la profondità, complimenti ricevuti da Club Italia, e quindi per dire che ci crediamo in questa cosa, vogliamo che gli attaccanti vengano incontro, vogliamo anche che gli attaccanti attacchino la profondità. Mi sono impallato un attimo perché mi hanno bussato alla porta, forse c'era un problema, chiedo scusa. La cosa che volevo dire è che ci ha fatto enormemente piacere che ci abbiano detto: beh, ragazzo del Vicenza, questo problema che incontriamo in qualche altro attaccante che vediamo e che stiamo seguendo non ce l'ha. Poi magari ne abbiamo altri che invece vengono ancora incontro e facciamo fatica a fargli capire quando devono andare ad attaccare lo spazio. Altri problemi del calcio giovanile: settimana standard tipo prima squadra, troppo lavoro tattico collettivo, paura di giocare, eccessiva importanza al risultato, e quindi inteso appunto come la butto lunga e vado a vincere la partita, oppure prendo il più bravo, il più fisico in squadra che ho, gli faccio fare il centravanti, fa due gol e poi lo metto in difesa, così mi fa vincere la partita. E un altro dei problemi era il gioco a tocchi limitati piuttosto che a tocco libero, che abbiamo già visto, e quindi questa si riaggancia a quello di prima, perché volevo farvi vedere da dove nasceva questo tipo di input. Ok, facciamo qualche domanda, ce ne sono un bel po' arretrate. Sì, finisco tante... questo piccolo passaggio. Sì, vai. E quindi cosa cerchiamo di fare? Dico ai miei mister, attenzione, una squadra troppo organizzata uguale troppo facile il compito del giocatore. Quando vengono da me mi dicono: mamma mia, che bene che giocano quegli esordienti, giocano come i grandi, io già, Alessandro, vado in preoccupazione. Ok, comincio a essere preoccupato, perché se giocano come i grandi vuol dire che non stanno giocando più come devono giocare i bambini, e quindi non è detto che si stia facendo la cosa giusta per quella categoria. Che cosa cerchiamo di fare? Di dedicare tanto tempo alla fase di possesso, e cerchiamo di lavorare sui singoli, sui progressi dei singoli, e quindi non allenare solo la squadra, ma allenare anche dal punto di vista individuale. E cerchiamo di lavorare sulla tecnica e cerchiamo di aiutarli a risolvere problemi di gioco. Mi fermo qui perché poi arriviamo all'altro passaggio. Ok, prego. Allora direi che è tutto chiarissimo e vediamo un po' le curiosità che sono nate. Allora si torna un attimo con Umberto al tema degli allenatori. Dovendo trovare un nuovo allenatore, preferisci un allenatore più completo e preparato
ma che non sei sicuro che si allinei allo stile e ai principi della società, oppure un allenatore magari più inesperto, ma che sai di poter far crescere secondo la tua vision. Ok. Allora, guarda, leggevo il libro di Dan Peterson, per me è numero uno. Non so se qualcuno di voi presenti l'ha letto. Lo consiglio. E in questo libro, che parla un mix di sport e di managerialità aziendale, ok, ormai i grandi recruiter cercano prima le attitudini e poi le competenze. Le competenze le possiamo formare. Noi allenatori siamo in continua evoluzione. Facciamo un sacco di riunioni, guardiamo video, cioè quindi le competenze le possiamo costruire. Ma se tu dentro non condividi che bisogna allenare l'uno contro uno, non condividi che nei pulcini bisogna lasciare libertà di gioco perché non fanno e non esprimono quello che tu hai dentro come allenatore, credo che questo allenatore farebbe fatica a far parte del nostro gruppo. Ma non è che si deve allineare, assolutamente, perché, come ti dicevo all'inizio, noi siamo diversi tra noi, mister, eh? Io alleno in una maniera, l'allenatore dell'under 16 allena in un'altra, l'allenatore dell'under 15 in un'altra. Non è quello. Noi cerchiamo dei principi che ci accomunano. Io cerco di rompere le scatole su alcune cose per far loro cambiare idea, sfruttando magari un po' il mio potere di coordinatore. Però mi va benissimo, come dicevo prima, che siano diversi. Non devono essere degli yes men, assolutamente. Perché, e l'ho detto a qualcuno di loro, è rimasto un po' così, non si impara niente da chi ti dà sempre ragione. Quindi avere qualcuno che ti dice no, io la faccio diversamente, va bene. Poi ci sono dei momenti in cui bisogna dire guarda, qui a Vicenza determinate cose le dobbiamo fare in questa maniera, e glielo si fa notare, ma sempre in un momento di confronto. Perché se poi lo fa Alessandro perché gliel'abbiamo chiesto io e il responsabile, e le fa controvoglia, che transfer potrà avere sui ragazzi? Certo. Lo fa. Quindi uno deve crederci, no? Deve sentire, come ho detto prima, devi sentirlo dentro. Quindi sulla tipologia di allenatore, che allenatore vado a scegliere? Ripeto, degli allenatori, premetto, siamo fortunati in questo momento. A Vicenza si propone il mondo del nostro territorio. Arrivano tante proposte, tanti allenatori. Quindi la scelta è ampia e noi cambiamo pochissimo. E noi cambiamo pochissimo, perché tu prova solo a pensare, dopo già 2 anni, quando entra un allenatore nuovo, non è così semplice, perché ci sono determinati, lui parte e va con il suo, e lo lasciamo libero di fare, lo lasciamo libero di agire e di sbagliare, ma poi lo dobbiamo riportare anche dentro magari a qualcosa che per noi è un principio, un pilastro fondamentale, e quindi bisogna costruire. Quindi più gli allenatori, più tendiamo fondamentalmente a confermare i mister che abbiamo. Ecco, questo è il ragionamento. Ok, allora poi Stefano Berluti va a toccare il tasto a volte dolente dei genitori, quindi come riuscite a tenere alla giusta distanza i genitori? È dura, è difficile. No, allora, fondamentalmente, ecco, io questa è una cosa che noi allenatori abbiamo grande protezione da parte del nostro settore, del nostro responsabile settore giovanile. È chiaro fin dal primo giorno, quando facciamo la riunione di inizio anno di presentazione, in primis anche quasi coi più piccoli dice ai genitori che lui vorrebbe sentir parlare i loro figli e non i genitori, quindi vorrebbe che se un bambino ha delle difficoltà chieda lui al mister, cerchi lui in primis, e quindi che i genitori ci aiutino a spronare nelle difficoltà il ragazzino a chiedere al mister. Che però poi i genitori vengano dal responsabile settore giovanile e che manifestino tutte le problematiche che ci possono essere, per vedere se possiamo aiutare il ragazzo nel percorso di crescita, o se invece dall'altro canto stiamo arrivando verso un punto di difficoltà che magari pensare che sia consigliabile per il ragazzo proseguire il percorso in un'altra società a uno step leggermente più basso del nostro, per magari ritrovare autostima e determinazione. Perché secondo me bisogna stiamo tanto attenti, perché a volte noi professioniste veniamo accusate di quelli che mangiano i bambini, che li lasciano a casa o queste cose qua. In realtà sono vari tipi di step. Se andiamo a nuotare, è inutile che mi mettono a fare rana e delfino se non ho ancora imparato a fare dorso e stile, e quindi bisognerà che ognuno abbia un'asticella
elevata al punto giusto da costringerlo a diventare un giocatore più forte, ma secondo me non eccessivamente alta, perché poi cala l'autostima, la convinzione nei propri mezzi, il rendimento scolastico e tante altre cose. Ai genitori io dico questa frase, che non è del Vicenza ma è mia, che dico sempre ogni anno da un bel po' di anni: per favore, quando parlate male di me, non fatevi sentire dai ragazzi. Questo è la cosa. Perché comunque create una difficoltà ai ragazzi. Poi, sì, stavo chiudo, come li gestiamo? Che se c'è qualche genitore che va fuori dalle righe, l'allenatore è invitato a... Inizialmente puoi dare attenzione, poi dici, guardi, qui va oltre le mie competenze, è bene che vada dal responsabile. Quindi, ti ripeto, noi siamo fortunati perché la società ci protegge, ci tutela e interviene il preside, fondamentalmente, per fare, o il dirigente scolastico, per fare un esempio con la scuola, insomma. Questo, con i genitori. Poi Alessio invece vuole toccare il tema delle società gemellate. Se che fate delle scelte, se sì, che criteri utilizzate, come verificate il loro lavoro. Okay. Allora, intanto saluto un po' di responsabili delle gemellate, allenatori che so che sono qui presenti o che seguiranno su YouTube, perché mi avevano scritto. E, allora, noi abbiamo tre livelli di gemellaggio. Intanto si chiamano gemellate perché il nostro responsabile ha voluto questo termine proprio perché li vuole far sentire compartecipi del nostro progetto tecnico. Infatti in questa presentazione, poi alla fine ci sono delle banalità, metto già le mani avanti, sono delle banalità, ma perché io sto pensando anche all'allenatore della società gemellata che inizia ad allenare quest'anno, e quindi diamo degli input che sono talmente banali e semplici, ma che diciamo, guarda, quando si inizia almeno queste cose bisogna che non siano fatte, ok? Quindi con le gemellate abbiamo questi tre livelli a seconda della categoria della prima squadra, allora a seconda se fanno o no i campionati regionali e a seconda della categoria della prima squadra. Allora, tutte possono essere gemellate con noi, basta richiederlo. Per ora stiamo affrontando solo, stiamo accettando solo richieste di gemellaggio nel territorio. Per ora siamo a 41, mi sembra, ok? Siamo nel territorio. E mentre le altre poi sono quelle che hanno un settore giovanile importante, che fa i regionali, fa i regionali elite, perché con loro possiamo organizzare delle partite amichevoli, possiamo magari indirizzare qualche giocatore che noi non teniamo confermato per rifar ripartire il percorso di crescita del ragazzo. E la categoria della prima squadra, perché l'ultimo step è quello dove possiamo piazzare qualche giocatore nostro che esce dalla primavera, è inutile dire dalla primavera, dalla Beretti, scusate, alla Beretti in questo momento, perché voi potete capire che un ragazzo che esce dalla Beretti va in Serie D, va in eccellenza, va in promozione, ma su scelta sua molto spesso, perché i ragazzi ti chiedono almeno di andare in eccellenza o in Serie D. Questa è l'aspettativa che ha un ragazzo quando esce dal settore giovanile di Vicenza. Dedico un pezzettino alle gemellate, è una cosa che stiamo facendo, che abbiamo momentaneamente interrotto, ma l'abbiamo fatto con un webinar la settimana scorsa e poi riprenderemo con degli Zoom, con delle chiamate anche noi con dentro allenatori. Stavamo facendo un corso specifico per allenatori di piccoli amici e primi calci, quindi dove si parla solo esclusivamente di primi calci e piccoli amici, un corso dedicato agli allenatori di pulcini ed esordienti solo per loro. Dovevamo attivare, e l'abbiamo fatto invece con delle riunioni per il territorio, anche per giovanissimi allievi, che è una cosa che ci siamo ripromessi di fare, anche perché volevamo creare dei momenti di confronto con gli allenatori delle società che fanno i campionati regionali elite, nostre gemellate, perché sono allenatori che sono come me, cioè potrebbero allenare il Vicenza o comunque allenano squadre che quindi il livello di non è più un livello di io ti spiego come si allena, ma è un livello più elevato dove ci si confronta e si può ragionare proprio su problematiche uguali, identiche dei nostri campionati. Bene, grazie, ti faccio l'ultima, poi ti lascio procedere. Sì. Domenico Capogreco ti chiede: avete un modulo di gioco comune in tutte le squadre del settore giovanile? No, l'ho spiegato. No, l'ho spiegato in apertura, non c'è un sistema di gioco uguale, proprio perché gli allenatori sono liberi di scegliere il sistema di gioco che vogliono e perché a seconda delle caratteristiche dei giocatori che abbiamo dobbiamo cercare di sia insegnare sia far apprendere più
io ho più tipi di sistema di gioco. Addirittura io, per esempio, utilizzo anche, cambio sistema di gioco a volte con l'Under 17 a seconda dei giocatori che ho in campo per sfruttarne un po' di più le caratteristiche degli interpreti che in quel momento mi trovo ad avere in campo. Al di là dell'aspetto, certo, mixato con quello che sta facendo la squadra avversaria, ci mancherebbe, però se ho in campo due mezzale e un play, è chiaro che cercherò di provare a mettermi con un 3-1-2, 4-3-1-2 o un 3-rombo-3 o queste cose qua, in maniera tale da avere le mezzali, no? Se invece in campo ho due play, potrei giocare un 4-4-2 piuttosto che un 4-2-3-1, ma andiamo sulle caratteristiche dei giocatori. Prendo l'assist, che cosa faccio da progetto tecnico? Da progetto tecnico chiedo agli allenatori dall'under 14 in su di trovare dei momenti di formazione o di sperimentazione della difesa a tre giocatori, in maniera tale che non giochiamo solo tutti gli anni del percorso di formazione storiogiovanile con la difesa a 4, ma impariamo anche a giocare con la difesa a 3, che poi possa essere a 3 o a 5, dopo dipende dai punti di vista, ma a 3 centrali, per capirci, anche perché abbiamo riscontrato una cosa: i nostri ragazzi vanno in nazionale di Lega Pro e mister Arrigoni gioca con tre difensori centrali e con gli esterni, e quindi mandare giocatori che tornano dalla nazionale e dice: mister, ma io non sono mica abituato come si fa in nazionale, per me è una sconfitta, per me è un input, è una critica costruttiva. Quindi avere giocatori che sperimentano e fanno esperienze nei vari sistemi di gioco attraverso il credo degli allenatori e attraverso anche qualche, ecco qui intervengo io come progetto tecnico, dicendo magari nel torneo di fine anno o in quel torneo lì di Pasqua lo andiamo a giocare con la difesa a 3, e quindi cominciate a preparare gli allenamenti con la difesa a 3, perché così i ragazzi fanno esperienza. Perfetto, grazie, procedi pure. Ok, ecco, la struttura standard. Allora, avevo preparato due slide, ma ne ho fatta una sola perché sembrava non si capiva. Allora, non tutte le squadre hanno questa struttura standard. Diciamo che la Beretti, la 17, la 16, la 15 e la 14 hanno questo tipo di struttura, però non tutti hanno sempre lo specialista, quelli che poi adesso andando avanti, lo specialista in campo con loro. Cioè non siamo in 2, 4, 6, 7 in campo in contemporanea sempre, ma che contribuiscono allo sviluppo del singolo giocatore o della squadra, ci sono queste strutture, queste figure, queste persone. E vado a snocciolare velocemente che cosa fanno. Allora, il preparatore fisico, vabbè, lo dice già la parola, e quindi si occupa della programmazione dello svolgimento, preoccupandosi degli obiettivi coordinativi condizionali di prevenzione degli infortuni. Abbiamo anche un preparatore fisico per la riabilitazione degli infortunati, e poi rientra anche, poi vediamo negli individual coach, ma ci arrivo abbastanza velocemente. Ovviamente il preparatore fisico deve interagire con l'allenatore, condividere le idee che ha l'allenatore in fatto di preparazione fisica, ovviamente concordate anche con me in qualità di coordinatore dei preparatori fisici, in qualità di coordinatore degli allenatori. Che cosa, se vi devo dire su che cosa vogliamo lavorare di più e cosa vogliamo che i preparatori fisici pongano l'accento? Meno cronometro aspetti metabolici, molto più aspetti coordinativi, frequenza del passo, coordinazione nelle accelerazioni, nelle frenate, nei cambi di direzione, nei cambi di senso, quindi in tutto ciò che ti serve per diventare un giocatore negli spostamenti funzionali al gioco. E quindi al preparatore fisico viene chiesto soprattutto questo, mentre l'aspetto fisico dal punto di vista metabolico viene chiesto al preparatore di monitorare quelle esercitazioni che poi fa il mister, e nel caso integrare, in quanto cerchiamo di tenere l'intensità dell'allenamento molto elevata, e quindi diciamo che gli aspetti di resistenza e di resistenza all'intensità e di resistenza alla velocità e queste cose qua le alleniamo indirettamente o direttamente attraverso i giochi a tema e le situazioni di gioco e tutto quello che andiamo a fare. Aspetta, mi è scappata la slide. Okay. Preparatori di portieri, allora l'area portieri si preoccupa della programmazione e svolgimento delle sedute, programma, qui ci vogliamo arrivare meglio, qui non mi nascondo, è un lavoro che stiamo facendo. Perché? Perché abbiamo due difficoltà: la difficoltà logistica,
quindi abbiamo squadre dislocate su campi diversi, abbiamo i preparatori e i portieri dislocati su campi diversi e a volte i portieri all'ultimo momento si spostano dalla loro squadra per andare ad allenarsi in un'altra squadra perché ci sono esigenze, perché ci hanno convocato un giocatore con la prima squadra o uno infortunato, bisogna fare copertura per avere almeno due portieri per squadra per fare l'allenamento. Quindi il ragazzo interrompe il suo programma di allenamento col suo mister dei portieri perché va a allenarsi con la squadra sopra. Facciamo di necessità virtù. I ragazzi che si allenano sotto età ricevono stimoli allenanti in termini di sollecitazioni, intensità e parate che li costringono comunque a migliorarsi a discapito magari di qualche aspetto specifico che il preparatore dei portieri stava allenando magari assieme al mister della squadra di riferimento. Il mental coach, abbiamo un'area di 4 mental coach con uno presente per squadra fino all'under 15. Stiamo virando l'utilizzo del mental coach, nel senso che e sì, adesso stanno seguendo le squadre, ma guarda, lo sentono in diretta i miei mister o lo sentiranno in diretta i miei mister perché fa parte del progetto dell'anno prossimo e vorremmo più riunioni del mental coach con gli allenatori per formare maggiormente gli allenatori piuttosto che dell'intervento diretto del mental coach sulla squadra. Quindi la squadra se la gestisce il mister e il mental coach osserva, sta pure a bordo campo, poi interagisce con il mister la sera, al telefono, dopo allenamento, queste cose qua, e però poi tramite le riunioni di gruppo andare a formare per aiutare nella crescita personale l'allenatore, idem con i giocatori, anche se poi l'area mental, nella persona del nostro mental, del capo area, che è il dottor Guido Bresolin, si mette a disposizione per progetti individuali, sia scelti da noi, sia su richieste dirette dei ragazzi, ovviamente più grandi, ovviamente, dall'under 15 in su. Passo all'altra area di intervento, che forse è quella che qualcuno aspettava. Allora faccio più breve, così poi se hai domande, Alessandro, perché immagino, faccio il video analista e poi parliamo dell'individual coach. Allora, fondamentalmente cerchiamo di filmare tutte le gare dall'under 13 alla Berretti, e ci stiamo attrezzando per filmare anche gli allenamenti. E cosa fa l'area di video analisi? Fa gli highlights delle partite intanto per rivedersi azioni importanti, poi coordinandosi con l'allenatore estrapola alcune fasi di gioco che all'allenatore particolarmente interessano in quel periodo, in modo da avere delle clip brevi e corte in maniera tale da poterle far vedere ai ragazzi magari già girandole su WhatsApp, ok? Non credo nella match analysis, non estrapoliamo tutti quei dati, tutte quelle cose nel settore giovanile, per ora la usiamo semplicemente per, non so, costruiamo dal basso e abbiamo avuto delle difficoltà, facciamo vedere ai ragazzi le ultime 3 partite quante volte si sono trovati a costruire dal basso e dove sono stati gli errori, invece quando siamo riusciti a fare bene per correzioni di posizionamento, ok? E da questo punto di vista andiamo a fare questo, scusa, finisco con l'area di analisi, e l'altra cosa che andiamo a fare attraverso l'area di analisi è anche una cosa nuova che inseriremo, che è il passaggio di consegne da un allenatore all'altro con la mia presenza quando quest'estate un allenatore prenderà la squadra, dove vedremo insieme dei filmati di gare in modo da l'allenatore uscente spiega un po' di cose all'allenatore subentrante e con la mia presenza. Poi ci stiamo organizzando per fare le carrellate di, non so, delle pali native o di queste cose qua, però nel settore giovanile ci interessa relativamente anche le pali native da questo punto di vista. Poi filmiamo i provini, filmiamo gli allenamenti e quando c'è qualche giocatore in prova e queste cose qua. Individual coach. Allora, perché no maestro della tecnica, ma individual coach? Beh, intanto perché il nostro capo area individual coach è danese, quindi parla l'inglese, e quindi ha suggerito lui questa situazione. In realtà è nata così. Io l'anno scorso li chiamavo, sì, l'area dei maestri della tecnica, ma in realtà poi abbiamo rischiato di
non far comprendere bene quello che volevamo fare. Allora, nei più piccoli sicuramente abbiamo il maestro della tecnica con specifica propensione a tutte le giocate individuali di ball mastery, di footballing, quindi di confidenza e dominio con la palla, l'elastico, il doppio passo, tutte quelle giocate che i ragazzini amano tanto fare, no? Poi invece con i più grandi, dalla 13 in su, abbiamo inserito due figure, uno per gli atteggiamenti e quindi potrei dire per i comportamenti tattico-tecnici difensivi e uno per i comportamenti tattico-tecnici offensivi. E poi abbiamo inserito un preparatore fisico per alcuni giocatori dei più grandicelli che necessitano di iniziare a lavorare sulla struttura fisica, quindi il potenziamento individuale dal punto di vista fisico. Che cosa fa quello degli aspetti tattico-tecnici difensivi? Si piglia i difensori o i difendenti, perché anche gli attaccanti devono saper difendere, e cura con loro in un quarto allenamento o all'interno dell'allenamento, poi adesso ci arrivo a spiegarvi questa cosa del quarto allenamento, tutti gli aspetti legati all'uno contro uno, alla marcatura su linea d'anticipo, alla marcatura a difesa della porta, all'uno contro due, quindi quando ti ritrovi in situazione di inferiorità numerica, cosa devi fare per reagire a una situazione di questo tipo, al 2 contro 2, e fino ad arrivare con i più grandi magari a qualcosa di reparto, ok? Mentre per quanto riguarda gli aspetti offensivi, tutte quelle cose che vengono allenate, secondo me in percentuale bassa, ma che sono importanti per la crescita del giocatore. Provate solo a pensare a un attaccante, quante volte lo riusciamo a fare calciare in conclusioni acrobatiche o al volo o su cross dal fondo per appoggiare in porta, e quante poche volte riusciamo. E quindi avere l'individual coach che si occupa di questa cosa ci permette di lavorare sui particolari, quindi conclusioni, cross, gioco aereo, gesti acrobatici, i calci di punizione. Ti dico già, per l'anno prossimo la linea comunque comune, perché ormai dopo 2 anni di esperienza, sarà che con l'individual coach si concentreranno molto in aspetti, come dicevamo, difensivi e offensivi, in piede meno abile e in gioco aereo. Su queste tre particolari cose vorremmo colmare delle lacune o esaltare delle qualità nei nostri singoli in maniera tale che possano tornare in campo con delle qualità tecniche maggiori. Dobbiamo andare più avanti. Quindi, che come lo facciamo? Che le squadre, anche quelle nazionali, fanno 3 allenamenti alla settimana e poi fanno il quarto allenamento dove non c'è nemmeno l'allenatore, ci sono gli individual coach. Ok? Quindi vanno a fare lavoro e siamo arrivati adesso a compattare facendo, ad esempio, non so, oggi sono presenti 8-10 che fanno lavoro sugli atteggiamenti difensivi dell'under 14 e nell'altra metà campo gli atteggiamenti tattico-tecnici offensivi dell'under 15. Fanno un'ora di allenamento sugli aspetti specifici e poi il situazionale lo fanno grandi contro piccoli. Perché fare un uno contro uno tra difensori è una cosa di ruolo, e fare un uno contro uno che mi punta un attaccante che magari è particolarmente dotato nel dribbling è un'altra. E quindi abbiamo cercato anche di mischiare questo. Poi non venite a dire, la sto raccontando, perché poi abbiamo avuto problemi logistici e alcune cose le abbiamo dovute interrompere prima del coronavirus. Ok, come tutti purtroppo. Okay. E allora recuperiamo un po' di domande. Va allora, bene? Francesco Daddario ti chiede se dovessi dare delle percentuali sul lavoro tecnico, analitico e situazionale nelle fasce piccole, quali sarebbero? E se è giusto lavorare su gesti tecnici analitici e poi riportarli subito in situazione. Allora. Annoso dibattito. No, sì, ci vuole anche tanto tempo e sarebbe bello poterci confrontare, perché poi ognuno sul piatto poi mette cose sicuramente utili, no? Allora, mi viene da dire questo, no? Innanzitutto, dal mio punto di vista, ci sono dei gesti tecnici che trovano ripetitività nel globale e nel situazionale molto frequente. Quindi, se facciamo dei possessi palla, se facciamo dei giochi a tema, se facciamo delle partite anche a numero ridotto, sicuramente controlli orientati, passaggi, quindi trasmissione,
conclusioni se mettiamo delle regole particolari, ma anche no. Queste cose qui vengono sollecitate molto, quindi io andrei molto spesso, almeno che un bambino non riesce proprio a impattare la palla e quindi ha proprio delle difficoltà motorie, faccio un esempio, un test banale, gli metto un cono a 8 metri e d'interno piede lo deve buttare giù. Allora, se un bambino non riesce nemmeno a colpire la palla, è tutto scoordinato, io con lui farei un gioco proprio analitico dove gioca sul muro o a colpire dei birilli o gioca con un altro bambino a tirare forte la palla, non lo so, giusto per acquisire l'aspetto coordinativo, ma quel minimo. Perché poi per migliorare il tecnico devi giocare 3 contro 3, devi giocare 4 contro 4, devi fare i possessi palla, devi fare i torellini in superiorità e in inferiorità numerica. Perché? Perché gestisci la differenziazione, che è una capacità coordinativa, la gestisci in situazione reale e quindi quanto forte la devo passare, devo fare un controllo orientato, quindi ti metto in situazione. Quello che io non condivido è quando qualcuno sostiene che vuole mettere in situazione, condizione dei ragazzini che hanno delle difficoltà tecniche troppo elevate, allora dico, ma va bene, è ovvio che durante le 2 ore di allenamento, l'ora e mezza, quello che abbiamo, l'ora di allenamento, andiamo a fare degli aspetti, a toccare degli aspetti tecnici importanti. Però se uno proprio non ha il prerequisito coordinativo motorio, è difficile giocare una partitina, la gioca ma ci metterai un secolo a raggiungere quell'obiettivo. Invece se tu raggiungi un minimo di abilità, un minimo, poi io ti porto subito in situazione. Quindi sono per l'analitico funzionale, non quello di una volta dove gli metti a posto il piede e gli dici che tutte queste cose qua. Però bisogna saper correggere, bisogna saper trovare le esercitazioni che aiutano il bambino ad impattare la palla. Provate a pensare quanti di noi sanno fare a un bambino che mette il piede d'appoggio indietro rispetto alla palla e quindi calcia sempre di punta, portarlo ad avere l'apprendimento necessario per mettere il piede fianco alla palla per colpirla d'interno piede o di collo piede. Bisogna fare con delle esercitazioni. Questo in partita, in globale, non lo raggiungi mai. Si puoi sperare, facendolo giocare a calcio tutta l'estate, speri che ti torni, perché ha giocato tutti i giorni per conto suo d'estate e quindi ha giocato 8 ore al giorno, ma allora questo problema non si pone più, perché è quello dove volevo arrivare alla fine del mio intervento, che è il numero delle ore di gioco, delle ore di volo che devono avere i nostri piloti per poter acquisire il bagaglio tecnico. Quindi dal punto di vista della percentuale, dicevo anche prima, si potrebbero dare i compiti per casa per quanto riguarda l'analitico, cioè sollecitare, ho visto i miei mister danno delle sfide tra di loro su chi riesce a fare una determinata giocata, l'elastico, l'orologio, sapete tutte queste cose qua, proprio dipende dalla qualità dei nostri giocatori. Però quelle cose magari che in campo, dove in campo abbiamo bisogno invece di fare di giocare a calcio e quindi di giocare in 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, 5 contro 5, e dare anche degli aspetti che ci aiutano a riportarceli in campo più bravi dal punto di vista tecnico, in modo che possano divertirsi di più e completare in maniera funzionale e non da foche da circo la tecnica che serve per giocare a calcio. Quindi ecco, se poi mi dici se la domanda è quanta tecnica analitica, secondo me dipende dall'allenatore, da quanto lui vuole far migliorare velocemente su un determinato aspetto, miscelando determinate situazioni. Io non sono per la demonizzazione dell'analitico, perché credo di averlo spiegato in questo ultimo minuto in cosa credo, cioè che comunque analitico è coordinazione con la palla. Questo, quindi, questo un po' così. Poi ripeto, l'argomento sarebbe lungo, sì, potremmo stare qui delle ore, però mi sembra che la posizione è chiara, la tua. E Matteo era curioso di sapere come allenate la frequenza di passo. Allora, qui mi metti in difficoltà, perché faccio il coordinatore, è vero che sono anche preparatore atletico professionista, ma le mie competenze sono sicuramente meno, o comunque le mie attenzioni sono meno rispetto al responsabile dell'area fisica. Le frequenze di palla, io vedo che fanno molti lavori sulle accelerazioni e le decelerazioni, variando gli spazi dove i ragazzi devono fare, inseriti magari in un contesto di 1 contro 1, dove la partenza di uno
deve eseguire un percorso che può avere la scaletta piuttosto che due coni da andare a toccare, una andata e un ritorno per il cambio di senso, e quindi prova solo a pensare: se io devo andare a toccare un cono, ritornare sull'altro e ripartire per andarmi a giocare un uno contro uno, già lì devo aver sicuramente accelerato e aumentato la frequenza del passo, devo essere anche capace, a seconda di quanto il cono lo metto distante dall'altro, di accelerare e decelerare, perché se arrivo troppo sparato poi non mi fermo, e quindi è quello che poi in realtà accade in partita, perché se io mi schianto addosso all'avversario mi salta di netto, se devo fintare e provocarlo da difensore, devo cercare di fingere di arrivargli addosso sparato per poi rallentare e decelerare in funzione di quello che sta facendo il difensore. Alessandro, comunque, con chi non sarò stato esaudiente, possiamo dare tranquillamente la mia mail o mi trovano sui social e faccio rispondere specialista, c'è problema. Ok. Invece, come coordinatore tecnico, devi rispondere alla perfezione alla domanda di Gabriele Sacchi, che ti chiede sulla famosa costruzione dal basso, diciamo. Incentivate a giocare sempre palla a terra, specialmente nel rinvio dal fondo, già coi ragazzi piccoli di 8, 9, 10 anni, oppure no? Allora, noi stiamo già andando oltre. Ok, stiamo già andando oltre questa cosa, che è un po' il mio motto, no? Andare oltre. Noi stiamo già andando oltre, nel senso che, allora, io sono andato alla critica della costruzione dal basso. Allora, siamo andati alla costruzione dal basso perché gli allenatori chiedevano ai bambini di calciarla lunga per risolversi il problema. Io credo che siamo in una fase 2, dove a forza di chiedere di giocare solo corto, ci ritroviamo con dei giocatori che non guardano mai lontano. Tanto che se adesso guardiamo Guardiola, ha cominciato a guardare anche lui dove c'è spazio. Dobbiamo andare dove c'è spazio. Allora è chiaro che la domanda con i nostri mister, e il dibattito è apertissimo, ok? È quanto forzare e quanto non forzare e accompagnare i ragazzi in questo tipo di situazione. Perché se io inizio una partita, e qui torna il risultato, Alessandro, i bambini, se loro andassero a giocare al campo senza di noi, okay, senza di noi, come giocherebbero? Cosa farebbero? Io vorrei partire da questa cosa. Poi io, allenatore, cerco di insegnarti dei modi per riuscire a giocare meglio a calcio. Che cosa farebbero i bambini? Costruirebbero sempre dal basso, anche di fronte a una squadra che ti viene a prendere in 7 alti e tu stai costruendo in 7? Non è più gioco del calcio, è sparito il gioco del calcio, perché ti vengono a prendere alti tutti perché sanno che adesso tu giochi corto. E allora adesso è arrivato il momento di dire: proviamo ad andare a superare un'altra linea di gioco. È ovvio che i pulcini magari non lo sanno fare. Allora, però non sono d'accordo con questa gara di 100 metri sprint degli avversari che sono tutti pronti sulla pedana di partenza e come io muovo la palla mi vengono addosso. Perché non è gioco del calcio? Perché negli allievi, nei giovanissimi stessi, se tu mi vieni a prendere in 8... vuol dire che dietro sei scoperto, io me ne metto 4 davanti e quando ho calciato una palla ti ho già messo in inferiorità numerica. Sempre, attenzione, costruzione dal basso per me è che se io lancio lungo, la palla arriva a un mio giocatore e rimane in possesso la mia squadra. Quindi se la mia squadra, il mio giocatore, calcia a 40 metri, la palla la prende il mio attaccante e riesce a giocare con un altro suo compagno, è costruzione dal basso. È costruzione lunga, ma è costruzione dal basso perché è partita da sotto e la palla l'abbiamo ottenuta noi. Noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a fare il contrario di quello che pensano gli avversari. E quindi muovere la palla nelle zone di campo che loro ci lasciano liberi di sfruttare. Non è facile a dirsi, più difficile a farsi. Certo, un bel concetto evoluto, direi. E c'è una domanda di Pietro che forse ti vuole mettere in difficoltà. Bene. No, ti chiede qual è la difficoltà principale nell'occupare contemporaneamente la posizione di responsabile tecnico e di allenatore? Ma ho un bel gruppo di lavoro, ho la fiducia completa della società, e quindi credo di avere rispetto dei miei allenatori e cerco sempre con loro dei momenti di confronto che, come posso dirti, che ci aiutino a crescere. Posso farti l'esempio sulla mia esperienza l'anno scorso delle 4 squadre nazionali in avvio di campionato, girone di andata. La squadra che era messa più in difficoltà e messa peggio di tutti era la mia. Quindi prova a pensare il tuo coordinatore che magari viene a dire: ma perché questa cosa qui la fai così piuttosto che colà? E poteva anche dirti: sì, vabbè, ma pensa per la tua che sta facendo disastri.
in realtà c'è un grande rispetto, c'è un lavoro, poi fortunatamente è stato anche un bellissimo lavoro con l'Under 17 l'anno scorso, poi il girone di ritorno abbiamo fatto molto bene, c'è stato un bellissimo progetto, percorso di crescita dei ragazzi, però ecco, magari quello potrebbe essere un momento di difficoltà, quando magari nella tua autostima si abbassa un po', perché magari ti senti in difficoltà rispetto al tuo allenatore che magari sta facendo tanto bene con la sua squadra. Però ti dico, tutto parte dalle persone, dal gruppo di lavoro, che è un gruppo basato molto sul rispetto. Tutto parte dalle persone, mi sembra la risposta che sintetizza bene il tutto. Sì, esatto. E grazie della risposta. Bene, dai, ti farei andare con le ultime slide. Ok, va bene. Allora, niente, poi mi riaggancio al... ma ho già anticipato, quindi il mio ruolo di coordinatore mira a un'ottica pluriennale, quindi gli allenatori lavorano focati sul loro anno, con qualche input che io ho dato loro, che adesso poi andremo a vedere, e io cerco appunto di focalizzare, di mettere quegli correttivi che aggiustano il progetto tecnico al fine di portare un giocatore il più completo possibile al termine del percorso settore giovanile. Dove siamo partiti? Dalla concretezza. Mister dell'anno scorso, Berretti, ci dice alla prima riunione: mister, dove li hai trovati i carenti dal punto di vista tecnico? Ci dice: piede meno abile, gioco aereo uno contro uno. Porca miseria. Quindi in altre riparo a questo, quest'anno mister come andiamo? Beh, piede meno abile molto bene. E allora sono contento, perché ho scolmato una lacuna. E poi abbiamo girato il messaggio agli altri per tarare gli obiettivi dove gli allenatori lavorano su obiettivi di breve e medio periodo, la loro annata, con il sottoscritto che rompe le scatole o che mette dei correttivi su obiettivi di lungo periodo. E quindi cerchiamo di trovare degli obiettivi di categoria condivisi, ve ne butto lì 2-3 a caso. Uscita dalla categoria esordienti primo anno, vorrei che tutti i giocatori sapessero calciare in porta bene col piede abile. Tutti i giocatori. Utopia. Esordienti ultimo anno, quindi secondo anno, vorrei che tutti i giocatori della rosa sapessero calciare in porta bene piede meno abile. Ok? Obiettivo di categoria under 14, saper approcciarsi molto 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 meglio al gioco aereo, perché prima non è stato fatto o viene fatto pochissimo, proprio per il gioco dal basso, perché i cross non ci sono, perché i campi sono più piccoli, e troviamo dei giocatori che, come si alza una palla, pensano che ci sia un missile che gli arriva addosso o qualcosa, un oggetto non identificato che devono saper gestire. Quindi in under 14 vi posso garantire che anche a livello professionistico a volte ci sono dei calci d'angolo che attraversano l'area e non li colpisce di testa né la squadra difendente né la squadra che attacca. E questo, se non è una mancanza di capacità di leggere le traiettorie, non so che cos'è. Oltre alla capacità di sapere impattare una palla in mischia, quindi c'è anche la paura. Ovviamente l'aspetto emotivo e cognitivo è sempre presente dappertutto. Qua vado via velocissimo, perché tutto quello che vi ho detto io, signori miei, tutto non si riesce a fare, quindi per forza tutti noi dobbiamo stabilire delle priorità e delle gerarchie. Però ricordiamoci che tutto è allenabile, perché su qualsiasi cosa noi riusciamo a far fare esperienza, e sicuramente un po' meglio la sapranno fare. Quindi ogni cosa che facciamo per la seconda o per la terza volta nella vita, sicuramente un pochino meglio la sappiamo fare. E quindi tutto è allenabile. Poi un'altra cosa, dove qui andiamo su elementi pratici, dobbiamo essere maniacali nella gestione degli allenamenti, del tempo, non dobbiamo perdere tempo, e parlo lo vediamo su tre fronti. Questo è un principio mio: la pausa deve essere voluta e non subita dall'allenatore. Se voi fate tiri in porta uno contro uno con due file di 8 difensori che affrontano 8 attaccanti con un portiere da una parte e un portiere dall'altra, c'è troppo tempo di attesa, la fila è troppo lunga e la pausa dei ragazzini non è voluta dal mister, ma è subita. Se invece io faccio due file da 3 giocatori o 4, perché quell'impegno fisico e il tempo che stanno fermi e il tempo che serve a me perché loro recuperino lo sforzo 1-1, 1-2, 1-3 dal punto di vista fisico, ok?
ecco che la pausa l'ho voluta, quindi mi dice, ah, ma ne hai messi quattro per fila, sono troppi. No, perché oggi, dal punto di vista fisico, va bene che riposino, che giochino uno e riposino tre. Quindi a scelta dell'allenatore, ma non deve subire, deve programmare tutto in maniera tale che non ci siano perdite di tempo. Ecco qua, vado velocissimo, diventa fondamentale aumentare al massimo il numero di ore possibile per far vivere esperienze al giovane calciatore. E possiamo agire su più fronti. Allora, e qui lo possiamo fare noi mister e le società dove alleniamo. Sul numero di ore dedicate al gioco del calcio, aumentare gli allenamenti, aumentare le partite, aumentare la durata degli allenamenti, dare i compiti per casa, fare mandare i bambini a fare allenamento con un'altra squadra. Un bambino ti chiede, mister, posso fare un allenamento in più a settimana? Va bene, guarda, tu sei un esordiente, i giovanissimi si allenano il mercoledì, noi non ci alleniamo, vai pure al mercoledì a fare l'allenamento. Ed ecco che quel bambino, quei due o tre bambini, faranno più allenamenti quella settimana. Aumentare gli allenamenti vorrebbe anche dire mettere una persona al campo, lo dico anche ai corsi allenatori, dedichiamo tanto volontariato alle nostre società, dedichiamo, se c'è lo spazio e se ci sono i campi, un giorno in più al mese, mi metto lì e faccio da custode e chi arriva, arriva e faccio giocare tutti. Grandi, piccoli, tutti assieme. Ecco che d'improvviso i nostri bambini fanno un allenamento in più a settimana con un allenatore che non fa niente se non mettere a disposizione i palloni ed eventualmente, se lo vogliono, ma anche no, le casacche, che potrebbero anche non servire, perché ricreiamo il calcio della strada. Sul numero di ore, sto correndo, Alessandro, sul numero di ore, tempo effettivo, gestione del tempo a disposizione, quindi, come vi dicevo prima, no alle file lunghe e altre cose. E sulla qualità delle proposte, perché se le proposte sono complete e allenanti, sicuramente le ore le sfruttiamo meglio. Ad esempio, tiro in porta, parata del portiere, finito. Oppure, esercitazione, tiro in porta, parata del portiere, altro pallone per un altro giocatore e giocatore che ha tirato, che rincorre quello che va a tirare, quindi transizione dal possesso a non possesso, tiri in continuazione, perdita di tempo, esercitazione resa più completa. È un uno contro uno, ancora più, che va ad allenare la fase di possesso del giocatore, la fase di non possesso, di transizione in cui la palla passa all'avversario e quindi transizione difensiva dove rincorro, e in questa fluidità di esercitazione l'esercitazione d'improvviso è diventata più completa rispetto al classico tiro in porta che si faceva una volta, dove tiro, paro e lì finisce l'azione. Quindi ogni all'esercitazione dovremmo sempre chiederci come la posso rendere più completa, come la posso rendere più come la posso rendere qualitativamente migliore e più completa. E arrivo agli esempi banali, ma qua corro proprio, questo dicevo nelle gemellate, no? Perché a Vicenza, se becco un mister che mi fa sta roba, divento pazzo. Ok? Niente esercitazioni a secco che non abbiano obiettivi coordinativi, quindi no i giri di campo per allenare la resistenza, no il Fartlek, no il test di Cooper, ok? No i gradoni e i balzi per copiare Zema nel settore giovanile, eccessivo tempo dedicato alle selezioni e non fare la partita, voglio sempre almeno mezz'ora di partita ogni allenamento, ok? Questo sia una cosa che chiedo. Poi che sia un mix tra gioco a tema e partita, però il gioco deve essere una parte importante dell'allenamento, la partita. I portieri lasciati da soli in un angolino, magari sotto l'angolo di campo dove non c'è il faro, al buio, mentre gli escludendoli dal gruppo, invece di metterli in gruppo con la squadra in qualsiasi tipo di esercitazione, anche in un rondo, su in un torello. Queste ve le salto. Ve ne leggo tre. Facendo già indossare le casacche all'inizio dell'allenamento, avendo già diviso i gruppi, ecco che risparmiamo tempo. No ai percorsi in cui mettete giù un sacco di materiale che sembra che debba atterrare un elicottero e poi ci vedete un altro tempo per tirarlo via. Ho visto allenatori allenare con 8 cinesini e riuscire a svolgere un allenamento sotto ogni punto di vista. Poi non sono contro le attrezzature, gli attrezzi, ci mancherebbe. Però a volte ho visto gente perdere troppo tempo per cose che sono dettagli che possono essere superabili facilmente. Portarsi le borracce a bordo campo, direi che se e quando torneremo a giocare sarebbe bene che se le portassero loro da casa, ognuno con la sua personale, proprio per evitare tante altre cose. E io sono in chiusura, nel senso che ho 4 slide, Alessandro. Allora, questa è velocissima. Abbiamo diviso in 3 settori il settore giovanile. Piccoli amici e primi calci è giocare con la palla,
Pulcini ed Esordienti è giocare a calcio, giovanissimi con dentro l'under 13 e allievi sono le annate sbagliate, non le ho corrette, sono le annate dell'anno scorso, età della formazione specifica dello sport calcio. L'under 13 è nell'età agonistica, l'under 13, l'allenatore, il mio allenatore, suda parecchio in under 13. Perché adesso vediamo di farvi vedere perché. Perché qui c'è lo spartiacque tra attività di base e settore giovanile, dove io vorrei, utopia, che i miei ragazzi che escono dall'attività di base sapessero fare questo. Al termine dell'under 13, dopo 5 anni o 4 di attività di base, o 6 o 7 se arrivano dalla scuola calcio, superare l'avversario in 2 contro 1 e in 1 contro 1 utilizzando in maniera concreta finta e dribbling, 1 contro 1 difensivo, calciare in porta con entrambi i piedi, conclusioni in acrobazia, colpire di testa come prima conoscenza al gioco aereo, primo controllo, controllo orientato, compreso il posizionamento del corpo, trasmettere la palla in varie, parlavamo prima, no, di differenziazione, con particolare fatto che la palla va calciata forte, altro pilastro, dove la palla bisogna darla forte ma con la giusta intensità. Proteggere la palla, spesso ci dimentichiamo di allenare la protezione della palla, chi lo sa fare è un giocatore che ha qualità importanti da vendere. Collaborare con i compagni per il recupero della palla, saper giocare in tutti i ruoli, sia per poter scoprire le proprie attitudini, sia per comprendere le difficoltà del ruolo e poterne trarre vantaggi in gara. Questa non la leggo, sennò finiamo domani mattina. Volere sempre la palla ed essere protagonista assieme ai propri compagni per dominare il gioco. Correre e muoversi in maniera coordinata sapendo utilizzare le tecniche di corsa e lo spostamento più funzionale al gioco. Prevedere gli spostamenti di compagni e di avversari durante il gioco. Ci arrivo, torno, scusate, ve la lascio qua. Beh, queste ve le do comunque, non è un problema. Queste alcune sono prese dal libro Allenare i giovanissimi allievi di Enrico Battisti, del Pescara, al quale poi ho personalizzato e aggiunto, caro amico, ho aggiunto alcune cose. E, ovvio che mi accontenterei di un'infarinatura generale, Alessandro, di tutto ciò. Chiaro, okay? Certo. Però sappiamo che abbiamo, infatti un allenatore mio dell'attività di base mi fa, beh, ma allora ci hai detto praticamente che dobbiamo fare tutto. E gli ho detto, sì, se voi riusciste a fare tutto questo, probabilmente poi nelle età più grandi molto, molto, molto sul cognitivo senza dover tornare su aspetti di tecnica che poi non è così. Tutto questo, abbiamo messo delle cose negli allenamenti, nelle strutture settimanali, dove alcuni aspetti in cui crediamo molto. Quindi il quarto allenamento con l'individual coach o anche il quarto allenamento con un ragazzo che può chiedersi di allenarsi con un'altra squadra, magari quella che ha di fronte a casa. Lavoriamo sui lavori individualizzati, quindi con l'individual coach, tecnico che fisico, anche a seconda delle esigenze. Gli allenamenti congiunti, non ho parlato Alessandro, che sono gli allenamenti. Io per anni in passato allenavo io nella mia metà campo e l'altro mio collega nella sua metà campo e al massimo facevamo la partitina 11 contro 11. Adesso a Vicenza creiamo gli allenamenti dove un intero allenamento sono mischiati con stazioni dove giocano 3 contro 3, 4 contro 4, eccetera, eccetera, dove si sfidano e sono mischiati proprio per età e per ruoli, e quindi il giocare sotto età e sopra età crea stimoli e adattamenti molto interessanti. E infatti l'altra cosa sotto è l'allenamento con compagni di età differenti. Leggo di George Best, leggo di Cruyff, leggo di Baggio, leggo di Messi, leggo di Maradona, tutti giocavano 3-4 anni sotto età. Noi qui sembra che se facciamo giocare un ragazzino un anno sotto età siamo già fuori legge, no? Con le normative che abbiamo adesso in federazione, e quindi anche questo sarebbe un dibattito, perché magari abbiamo dei ragazzini ai quali farebbe bene giocare sotto età, come qualcun altro magari dovrebbe giocare invece sopra età perché magari biologicamente è ancora in difficoltà. Ecco, io con questo avrei concluso, perché la frase questa del nostro presidente: il miglior modo per anticipare il futuro è di inventarlo. Ottimo, mi sembra una bellissima conclusione. Allora, io direi che abbiamo fatto quasi 2 ore, quindi una bellissima tirata. C'è ancora qualche domanda che è rimasta arretrata, però come grazie alla tua disponibilità, insomma, magari diamo il contatto mail e sì, se hai voglia, tempo e modo di rispondere. Beh, lo dico anche in diretta, nessun problema. È facilissimo, è Lorenzo.Simeoni,
chiocciola@gmail.com. Ok, perfetto. Quindi per le slide potete scrivere direttamente a Lorenzo, sì. Oppure ho lasciato anche l'indirizzo mio dell'Aurora Desio. È indifferente, fate come preferite. E niente, direi che abbiamo fatto un bel viaggio in un settore giovanile sicuramente di categoria superiore, direi forse un settore giovanile da Serie A, quindi complimenti per tutto il lavoro che state facendo. Io ringrazio di nuovo Lorenzo di cuore, ringrazio la società Vicenza e ringrazio tutti voi di aver partecipato. E allora caricheremo il video sul nostro canale YouTube Aurora Desio settore giovanile e vi do appuntamento a tutti a domani. Sempre alle 18 andremo a toccare il tema della comunicazione efficace sia in spogliatoio che in campo con un super esperto e ci saranno delle proposte pratiche da parte di Gabriele Gervasi, mister del Genoa. Grazie di nuovo e buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Arrivederci. Grazie, buonasera. Arrivederci, grazie. Grazie mille, arrivederci. A voi. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci.